Ciao, sono la vostra Silver Machine. Il colore della puntata di oggi è il blu. Quando qualcuno dice "questo lo so fare anch'io", vuol dire che lo sa rifare, altrimenti lo avrebbe già fatto. Bruno Munari. E siamo in compagnia dei Hap Midnight. Ciao, noi siamo i Dead and Midnight da Roma, New Wave Post-Punk. Io sono Daniele, voce. I Dead and Midnight nascono a Roma nel 2007 proponendo una tipologia di genere molto molto vicina a quello che era la New Wave e il Post-Punk degli anni 80. E con sonorità cupe e con poetiche introspettive. Songs to Fall and Forget nasce in questi ultimi 3 anni ed esce per la Manic Depression Records, etichetta francese di Parigi. Il sound è contraddistinto da ritmiche molto serrate del basso e della batteria, che hanno le loro radici nel post-punk, con ritmiche molto sostenute, ma che conservano e non perdono assolutamente quello che è la melodia della New Wave degli anni 80. Io sono Pasquale Vico e sono il bassista e membro fondatore dei Dead and Midnight. Dopo quasi 9 anni, dopo più di 9 anni in realtà, questo gruppo continua a darci grandi soddisfazioni. Ora siamo molto eccitati e gasati per l'uscita di questo nuovo album. Credo che ognuno di noi sul palco riesca a rappresentare bene quella che poi è la propria individualità anche personale e a fonderla però in un'alchimia di gruppo che ormai è consolidata. Credo che l'affiatamento della band sul palco abbia raggiunto dei livelli veramente eccellenti. Ciao, sono Francesco Mignogna, batterista dei Dead and Midnight, sono l'ultimo arrivato, sono arrivato 4 anni fa, prima di me c'era un altro batterista, Danilo Staniscia, che salutiamo, e con il mio arrivo abbiamo iniziato subito a studiare per il nuovo album. Sono Francesco Barone, il chitarrista dei Dead and Midnight fin dall'inizio, quindi quale membro fondatore. Abbiamo in cantiere il nostro ultimo disco in uscita, uscirà il 27, abbiamo già fatto un EP e un altro secondo disco. E volevo dire, siamo un gruppo veramente sudore e sangue, abbiamo preso gli strumenti, abbiamo cercato di dire qualcosa di nostro, piuttosto che percorrere magari la via facile delle cover band o delle tribute band. Esperienze all'estero sono state sicuramente, diciamo, la parte più gratificante, non perché ci disdegniamo di suonare in Italia, ma perché il fatto di suonare all'estero, diciamo, conferma in un certo senso anche l'interesse che ci può essere per una band come la nostra al di fuori anche dei confini nazionali. Perciò siamo soddisfatti di questo, cerchiamo di andare avanti sempre con onestà e spirito di sacrificio, perché diciamo, la musica, oltre che passione, grande passione, è anche sacrificio, impegno. All'interno dei Dead and Midnight sicuramente la potenza e la vitalità è molto importante, pur rappresentando comunque un genere molto scuro, per noi è fondamentale proprio questa luce. C'è un brano, per esempio, nell'album nuovo che si chiama Virgin Light, che in un qualche modo è la luce interiore da cui risalire dopo una caduta o dopo una perdita.
e questo qua per noi è importante perché comunque sia una luce, va sempre in qualche modo cercata ed alimentata anche le... ma contemporaneamente non bisogna rifuggire l'aspetto oscuro, malinconico e notturno che è in ognuno di noi. In so grace of a future never known, brighter days for a moment. Love in place by the cruel days will come. E siamo in compagnia dell'artista Gaia Macchina. E adesso Demetro Voice. Prossima fermata. Ionio, Ionio, Gnonio, 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 Ionio. Oh, proprio non riesce. Prossima fermata. Uscita lato. Sinistro. Che spiritoso Gregory. Grazie Audrey. Dove vuoi andare, Audrey? Sai, Gregory, mi piacerebbe che mi portassi in Vespa qualche volta, come nel film Vacanze Romane. E no, con la Vespa no. E perché? Perché ci sono i San Pietrini. Oggi ci dirigiamo verso luoghi astratti nel mondo. Attenzione, termine corsa. Si invitano i passeggeri a scendere.
Attenzione! Si informano i passeggeri che la puntata è terminata. Grazie per aver viaggiato con Next Top Artist. Finalmente soli. Finalmente.